Sarà un Carpi all'ultima spiaggia quello che il Pescara sfiderà nel giorno di Pasquetta. Gli emiliani di Fabrizio Castori hanno 5 partite per rimontare 5 punti e quantomeno rifugiarsi nel playout salvezza. Partita dunque delicata perché, d'altro canto, il Delfino ha bisogno dello sprint finale per centrare i playoff, possibilmente con un piazzamento che sia il migliore possibile. Non sono mancate iniziative tra i biancazzurri per cementare ulteriormente il gruppo e spingerlo all'obiettivo, dal confronto della scorsa settimana tra Pillon e i Senatori alla cena di ieri sera offerta dal tecnico di Preganziol in un noto ristorante del centro. Cibo, musica e karaoke per qualche ora di grande spensieratezza in attesa di proseguire il lavoro di avvicinamento al match del Cabassi. La squadra si è allenata questa mattina. La novità è il rientro in gruppo di Ugo Campagnaro, il difensore argentino, che ieri aveva svolto a parte la seduta, oggi si è allenato coi compagni, prendendo parte anche alla partita e alla metà campo. A meno di contrattempi, Campagnaro sarà a disposizione di Pillon. Viste le indisponibilità di Scognamiglio, squalificato, e Gravion, infortunato, può esserci un ballottaggio per chi affiancherà Perrotta al centro della difesa. La certezza Campagnaro, che però ha appena recuperato, o il debutto del promettente Bettella, che al di là di un paio di sedute saltate prima della gara col Palermo ha una condizione decisamente migliore. La tendenza di Pillon è privilegiare l'esperienza e quindi il toro di Moron, eppure i tempi sono maturi per testare finalmente uno dei difensori più promettenti del panorama italiano. Lavoro a parte e terapie per gli altri infortunati del momento, Canutè, Del Sole e Monachello, oltre che Gravion. La formazione del Cabassi inizia a prendere forma, Brugman sta meglio e formerà il trio mediano con Crecco e Memusciai. In attacco Pillon si affiderà ancora a Marras, Mancuso e ad un Sottil che sembra l'uomo più in palla tra gli attaccanti. Per la difesa, oltre al ballottaggio Campagnaro-Bettella, ce n'è un altro a destra tra Balzano e Ciofani, linea completata da Perrotta e Del Grosso. Sul fronte Carpi saranno assenti Colombi, Jerenic e Di Noia, mentre sono da verificare le condizioni di Concas, Sissé e Mustacchio, che fino a ieri hanno svolto lavoro personalizzato. Il tecnico Castori si consola con i rientri di Sabbione e del capitano Poli, che parla della sua condizione e del momento della squadra. Il processo di avvicinamento alla partita dovrebbe andare avanti senza intoppi e quindi dovrà essere sabato della partita lunedì. Mancano poche partite alla fine. Ormai è da tempo che sapevamo che non potevamo più sbagliare, quindi è scontato dirlo anche adesso. Non dipenderà ovviamente solo da noi, perché comunque anche dovranno esserci una concatenazione di risultati. Il primo deve essere la nostra vittoria sicuramente. Direzione di gara affidata a Daniele Minelli della sezione di Varese, che ha arbitrato la medesima partita dello scorso anno quando il Pescara di Zeman passò al Cabassi di Misura con un gol di Capone. Per i biancazzurri 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte con il fischietto varesino. Per il Carpi 5 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio.